Il profumo della zucca mantovana, voi non vi rendete conto cos'è? Il Capel dal Pre, si dice in dialetto. Coldiretti ci ha mandato qui a San Rocco di Quistello per farvi conoscere questo prodotto tipicamente mantovano, usato tantissimo in enogastronomia per fare i tortelli, per fare di tutto, perché questa è la vera zucca mantovana. Andiamola a scoprire, perché questo è un tesoro tutto mantovano. Capel dal Pre, la zucca è un simbolo di Mantova, però la zucca vera è qua a Quistello, a San Rocco, perché? Perché è una zucca unica nel suo genere e qui abbiamo un produttore che è riuscito a fare un piccolo miracolo, quello di poter conservare nella storia un seme, un tipo di zucca che è caratteristica non solo per Mantova ma anche per così, anche per tutti quelli che amano questo tipo di prodotto. Insomma, intanto parto con dei complimenti, ma poi possiamo dirlo, questa è una zucca di quelle raffinate, si può dire? Sì, si può dire, non solo raffinata ma come varietà autoctona, prodotto antico che conserva, diciamo, le tradizioni e le radici del nostro territorio, non solo quello del gusto, dell'enogastronomia, ma anche, diciamo, tutte le abitudini dei nostri nonni che avevano per conservarla per poi arrivare a metterla in tavola. Capel dal Pre, si dice? Sì, Capel dal Pre, perché è stata registrata ha questa forma, no? Sì, per le escrescenze che ha nella parte inferiore. Questa è unica, diciamo, di questa zona, cioè la zona di Quistello. Diciamo l'Oltrepò mantovano in particolare. Quistello però, diciamo, è lì dove proprio è la culla di questo prodotto. Qualità della zucca. Allora, qualità della zucca. Prima di tutto la durata nel tempo senza bisogno e utilizzo di energia, di frigo, così, perché la zucca va conservata in un locale asciutto a temperatura costante. Seconda cosa, qualità, come dicevo prima, a livello enogastronomico, dolcezza, polpa soda e durata nel tempo. E poi le proprietà alimentari dal punto di vista salutistico. Da tutta Italia vengono per questa zucca, né? Sì. Tanti privati anche. Sì, noi lavoriamo direttamente con chi la consuma, evitiamo il salto e i passaggi dei mercati all'ingrosso e arrivano praticamente da tutta Italia, vanno via in piccole quantità, ma il prodotto che noi coltiviamo viene venduto totalmente, andare a Natale. Lavorare la zucca è difficile, è complesso, oppure proprio anche come terreno? Allora, prima di tutto serve un terreno vocato, certo. Un terreno che sia adatto a questo prodotto. E poi non è facile farla, perché per arrivare a fare un prodotto, come vede qua, bello, pesante, che si presenta bene, c'è da fare tanto lavoro per conservare bene la pianta, per tenere pulito l'appezzamento dalle erbe infestanti a livello manuale, perché non è che si possa usare diserbo per arrivare a fare un prodotto tradizionale come questo. E poi la tirata è molto lunga perché viene seminata più o meno prima di Pasqua e viene raccolta a metà settembre, vale a dire che con questi cambiamenti climatici che ci sono, grandinate, trombe d'aria, purtroppo molto frequenti, e ondate di caldo tropicale che danno molto disturbo alla pianta, diventa molto difficile alla fine portare a termine un prodotto qualitativamente perfetto. Amici mantovani, questa è la zucca mantovana vera, mi raccomando, guardatela bene perché come forma è unica, e ancora complimenti. Grazie mille. Ciao Giulio. Bisogno di te, proprio, guarda, devo fare un risotto con la zucca e poi con le capesante. E la zucca, cioè, la devo tagliare, devo stare in sicurezza, quindi ho bisogno di strumenti giusti perché non vorrei anche farmi del male. Questa e poi, insomma, anche perché per fare la zucca non è così facile. No, ci vuole il coltello giusto. Andiamo a vedere? Andiamo. Oh, coltello quindi, né? Adesso ti insegno a tagliare la zucca. Oh, vieni. Pare di vedere già, eccolo qua, fai vedere. Questa volta, zucca mantovana, usiamo un coltello cinese. Mm. Ah. Andiamo verso l'oriente. Ok.
No, ti do un qualcosa di ideale per tagliare la zucca, perché tu sai che ha questa corteccia molto dura, di dimensioni, quelle mantovane sono un po' imponenti, allora usiamo un coltello cinese, sempre con la lama olivata, ma sai già cosa vuol dire? Sì, esatto, sì. E niente, questa si utilizza a colpo sicuro, come se fosse una falcetta, e si riesce per la sua altezza a aprirla in modo molto veloce, e riesce anche a ricavare degli ottimi spicchi da poi poter lavorare in cucina con gli altri coltelli. Come sempre manico in sicurezza, no? Come sempre manico in sicurezza. Anche perché giustamente questi sono manici da... sono anche importanti, perché per fare questo tipo di sforzo sulla zucca bisogna impugnare molto bene. Esatto, perfetto. Benissimo, allora abbiamo fatto la zucca, l'abbiamo aperta, quindi siamo pronti per il nostro risotto, andiamo a impiattare? Andiamo. Andiamo. Nel blu dipinto di blu, ho cantato anche, pensa a te perché? Perché blu. È blu. Mare. Ho pensato al mare, ho pensato a questo blu intenso. Capesante. Ok, quindi. Poi perché il blu? Perché va in contrasto con l'arancio della zucca. E poi ho pensato qualcosa, prima ti ho parlato di coltello della cucina orientale, il coltello cinese di cui ti parlavo, eccetera. È qualcosa che rievoca un po' anche l'Oriente, no? Perciò un piatto un pochino più complesso. Abbinato sempre a un calice con queste sfumature, a un bicchiere con queste sfumature, ed è un calice, secondo me, per una bellissima, una buonissima bollicina. Tra l'altro noi siamo a Mantova, no? Quindi c'è lontani dal mare, ma questa è da balcone col mare davanti, questo qua. Si va anche forse fuori dalla provincia. Bisogna sapere anche sognare, no? Sì. Esatto. Cioè questo è già un impiattamento da fare, ad esempio, su una spiaggia. Anche sul lago potrebbe funzionare. Davvero. Poi deposate, tutto in tema. Sempre in tinta, una tovaglietta che riprende la texture del piatto, sempre con questo blu intenso che rievoca i colori del mare. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Allora, siamo in cucina perché facciamo un piatto del tutto particolare. Allora, vedete qua le zucche consigliate col diretti dell'azienda agricola Calciorale, che siamo andati già a visitare, a vedere. E abbiamo con noi, ciao! Marco Giri, del ristorante La Coccia Volante di Rivalta sul Micio, se non sbaglio, e il grande Cornelio. Ciao Cornelio, bentornato qui in Cucina Telemanto. Allora, facciamo un piatto particolare perché uniamo la zucca alle capesante. Esattamente. Facciamo un risotto. Ok. Un risotto mantecato con la crema di zucca e le capesante lardellate. Ok, allora, procedimento. Procedimento, partiamo col pulire la zucca. Sì. E la mettiamo, facciamo la crema che utilizziamo poi per mantecare il risotto. Sì. Che anche qua, abbiamo visto anche prima, bisogna essere anche molto... così pratici, perché insomma sì, la buccia è un po' dura, esatto, la corteccia della zucca, esatto, è abbastanza io adesso dura. La sto pulendo anche un po' velocemente, sì. E quindi dopo adesso facciamo la zucca inizialmente per fare la crema, no, se non sbaglio? Esatto, la metto su con un po' di olio, un po' di porro, sì. Faccio il soffritto e poi col brodo andrà a cuocere. È una zucca particolarissima, né? Questa qua l'abbiamo già vista, una zucca molto buona, mantovanissima, non è, Cornelio? Questa qua, esatto, si parla di zucca? Esatto. Qui si parla di zucca, una cultivar originale mantovana, dove dietro c'è uno studio di Università di Pavia che ne dichiara l'autenticità. Somiglia un po' alla berrettina pavese, ma è fatta in una forma diversa, la nostra è molto più bella. È molto più buona. Guarda che spettacolo, è bella da vedere. Poi il territorio... Lo diciamo poi in dialetto, Al Capel del Prete. È Capel del Prete, esatto. Però questo Capel del Prete nasce in una zona particolare, dove anche la pera abate raggiunge una certa dolcezza, perché è un terreno vocato per la zucca. Allora è, diciamo, una cosa in più, diciamo, in una zucca già straordinaria, ma c'è anche la vocazione del territorio che ne dà mineralità, dolcezza, soprattutto. Addirittura in quelle zone lì usano pochissima, se non mostarda, perché già la zucca è ricca di zuccheri. Ok, molto allora, dolce. Zucca adesso ti messa... Potevo, eh?
mentre voi chiacchierate io proseguo. Allora, dicevi, la zucca adesso la mettiamo? L'ho messa col soffritto di porro, sì, olio, olio extravergine, porro, tagliato a julienne. Quindi porro, zucca e brodo, sale, pepe, vedi? Ovviamente poi verso, alla fine, e va frullata. E va frullata. Va frullata, okay. La frulliamo. Poi successivamente invece si fa, andrai a preparare poi il riso, no, se non sbaglio. Esattamente. E poi alla fine, insomma, adesso, adesso il brodo che poi è fatto in maniera un brodo vegetale, semplicissimo, vegetale. Li manteniamo tutti i nostri bei sapori. Ho capito, ma che spettacolo. E questo adesso prosegue per conto suo. Dicevamo anche il discorso, sì, partiamo... qua è molto particolare, con qua ci, sì, bisogna un po' abbinare due mondi diversi. Qua si va a abbinare una zucca mantovana del nostro territorio, sì. Poi c'è il lardo, perché poi sì, ma soprattutto le capesante, cioè è un... Beh, un abbinamento. Diciamo che la zucca è il maiale dell'orto, che non si butta via niente. Lo stesso attenzione, è il lardo. Attenzione, ripetimi cosa che hai detto. È il maiale dell'orto, perché neanche i semi si buttano. Si mettono al forno con un po' di sale e si mangia. La pelle si può anche quella rifriggere e mangiare, sembrano patatine. Ah. Il lardo è l'emblema, diciamo, del suino pesante mantovano, che anche questo nel mantovano la fa da signora. Certo. Ecco, la provocazione della Cappasanta è una cosa elegantissima e vorrei dire di assoluta raffinatezza. Ah, ecco, okay. Sì, perché qui si va a abbinare due mondi, due gusti, due piacevolezze completamente diverse, ma che assieme, nel modo che farà, fatta con, con il coso che dopo dovrà anche fare, soffriggere un po', mi sembra va un po' brasata, ecco, la Cappasanta, sì, ecco, e allora, esatto, esatto. Vorrei dirvi una cosa però. Prego, maestro. Questa zuppa o questa crema di zucca, sappiate che nel 1600 già si faceva a Mantova e nell'archivio di Stato, o altrimenti sul libro di Bartolomeo Stefani, si chiama carabazza di zucca. Ah. Crema di zucca era il piatto, assieme alla cipolla e al melone, che mantenevano gli eserciti. Allora già esisteva la carabazzata di zucca, che era una crema poi, dove si manteneva il popolo. Dunque la zucca nel mantovano è qualcosa di veramente importante e simbolico, ecco. Sì, e questi chef che portano avanti e cercano e creano nuovi abbinamenti per legare i vari monti, vari mondi, specialmente col pesce di mare, è qualcosa di assoluto elegantissimo e raffinatissimo. Ascoltate bene, mantovani, quello che sta dicendo Cornelio, sono cose che un mantovano deve sapere, me, soprattutto il sottoscritto, perché deve capire. Sì. Io sto imparando tantissimo da questa trasmissione. Andiamo avanti con la nostra ricetta. Io ho già acceso la pentola per il risotto. Ok. Quindi il riso, beh, il riso qua. Facciamo tostare il riso. Ok, andiamo a vedere. Andiamo a fare tostare il nostro riso. Ok. Quindi lei ci mette solo anche lì un po'. Non ho messo cipolla, non ho messo niente, perché okay, ho il porro nella zucca, poi avrò lo scalogno con il ragù di capesante e zucca che poi vado a fare. Non aggiungo altra cipolla qua. Ok, ok. Allora, diciamo ancora, da una parte sta praticamente sta andando la crema, la crema per fare la crema di zucca con il porro e il brodo vegetale che è qui di fianco. Qua di fianco stiamo facendo, quindi... siamo partiti con il risotto. Siamo partiti con il risotto e quindi stiamo andando avanti. Poi la fase successiva, se non sbaglio, è quella della lavorazione della Cappasanta. Della Cappasanta. Facciamo un piccolo ragù di Cappasanta e zucca per rafforzare il risotto. Sì. All'interno quindi ci saranno, oltre alla crema, anche i cubetti di zucca. Sì, sì, sì. La Cappasanta. Ok, ok. Poi quella lardellata va a finire poi il piatto sopra. Poi facciamo vedere tutto. Questo è un piatto che da dove deriva? Perché insomma è... Deriva dalla nostra cucina. Dalla vostra, esatto. Certo. Perché in effetti... Cercando di unire la tradizione con mantovana, sì, con il pesce, che è la nostra particolarità. Noi facciamo solo pesce, quindi abbiamo cercato di unire le due cose. Capesante, cosa mi dici? Queste capesante vengono dall'Atlantico. Sì. Sono fresche, preferibilmente meglio... Sì, Cornelio, il mantovano erano tutti, fresche, ma sulla Cappasanta non bisogna andare... no, lì non ce le abbiamo, insomma. Manteniamo così la loro fragranza, sì, utilizzando le fresche. Attenzione alla pulizia, perché vivono sulla sabbia. Mm. E questo, diciamo, che è il periodo
migliore. Da autunno, inizio inverno è il periodo migliore. Ho capito. È nello stato migliore la Cappasangue. Esatto. Nello stato più grossa, più... E in effetti, guarda, sono anche molto belle queste qua, no? Se non sbaglio. Sì. Potrebbe essere anche l'aria rivaltese che può suggerire queste cose qua, perché già Rivalta ha un piatto straordinario che è il luccio in salsa di formaggio. Attenzione. Ecco, luccio in bianco. Ecco, già lì magari queste raffinatezze proprio nell'aria che si respira a Rivalta proprio. Forse magari lo chef è stato lì ideato, ecco, la situazione può essere stata creata lì. No, perché ci sono dei piatti veramente, è un piatto di assoluta raffinatezza, dove c'è la tradizione, la tipicità, il territorio, e c'è questa particolare che dà eleganza, ecco, mi sembra una cosa molto, un piatto molto intelligente, si può dire. Ecco. Sì, dopo vedremo il vino, perché è una provocazione molto importante lì. Cercate di metterla in difficoltà. Ecco, lì si mette il sommelier sulla graticola in questo caso qua, esatto. Però vedremo magari se l'esperienza ci può aiutare. Ecco, qua cosa vediamo? Ci sono anche tutti quei ingredienti, abbiamo detto che qui ci sono le bele, le capistrante, abbiamo detto la zucca, poi qua... Questi sono dei porri fritti che uso per guarnire il piatto alla fine. Burro. Brandy. Vabbè, il brandy questo... lo uso per sfumare, lo usiamo adesso. Ok, lo usiamo adesso. Partendo con il ragù. Partiamo quindi con ragù. Allora, andiamo a vedere il ragù. Allora, questo è un po' d'olio, no? Se non sbaglio. Sì, è sufficiente poco. Pochissimo d'olio. Poi andiamo a mettere le... La zucca l'ho già tagliata. La zucca l'ho già tagliata. Quindi adesso ci sono le capesante. Capesante. Le tagliamo. Intanto lo ripetiamo. Da una parte c'è... Sta andando la crema di zucca con i porri per iniziare, che ha iniziato subito così. Poi alla fine c'è il riso dall'altra parte. Adesso sta facendo il nostro caro Marco... il ragù di capesante, in sostanza, con lo scalogno. Io quando sento l'odore dello scalogno non lo so, è come è cucina, è casa, ecco. Bravo, il ricordo di casa. Della cucina, come quando si sente viaggiando magari per le strade di paesi lontani una nota di caffè espresso e lì ti porta immediatamente a casa, ecco. Sei un poeta, Cornelio. Beh, insomma, la cucina è poesia e invita anche, esatto, un po', invita, ecco, è vero. Cominciamo a mettere il brodo nel risotto. Devo anche spiegare a casa queste cose. Qua ci sono dei profumi, purtroppo voi non li sentite, ma cerco di descriverli. Mi hanno fatto bene a dire questo di scrivere un profumo un po' più complesso. Allora, diciamo che siamo a metà strada, no? Se non sbaglio. Sì, più o meno. Sta andando il riso, sta andando la nostra crema di porri e zucca, e poi si stanno caramellando. Quindi adesso andiamo in pausa, perché andiamo verso la fine del nostro piatto e poi parleremo del vino da abbinare. Ci vediamo dopo. Oh, ci siamo, caro Marco, ci siamo. Sì. Allora. Vediamo un po' qua. Sta finendo la cottura del risotto. Sì. Partiamo con le capesante lardellate. Guarda che spettacolo. Lardelliamo l'ultima. Ah, vedi che questo. E poi le mettiamo. Senza anche qua olio, senza niente. Senza niente, perché il lardo per la fa il lardo. Intanto che cuociono le capesante, finiamo il risotto. Ma anche questo è un piatto comunque semplice, cioè nel senso che, per carità, la mano ci vuole sempre, però è un risotto mantecato normalissimo. Abbiamo fatto lo ragù con le capesante e la zucca, che sì, è già nel risotto. Mettiamo la crema che abbiamo frullato. Sì. Molto molto bello. Allora, mio caro Cornelio, sì, che vino ci mettiamo? Questa è una provocazione. Sì. Noi, Giulio, la provocazione la prendiamo e, esatto, rispondiamo con un'altra provocazione. Provochiamo. Con un salamino, un Marani l'80% e un salamino 20% di Lambrusco vinificato in bianco. Attenzione. Eleganza con eleganza, straordinarietà con straordinarietà. Guarda, adesso te lo apro. Questo che ci ha consegnato il consorzio dei vini mantovani, certo, prodotto dalla cantina Giobertoni, sì, ecco, un Lambrusco vinificato in bianco, è un vino che coglie l'opportunità di una nuova modernità del Lambrusco. E con questi piatti di pesce, anche qua la cromaticità
piatto bianco, vino bianco, sì, leggermente mosso come il nostro metodo Martinotti, perché nel mondo è conosciuto come Charmat, però l'abbiamo inventato noi questo metodo qua, si chiama Martinotti, sì, è come se questo grosso industriale si è appropriato di noi. Questa particolarità dove c'è acidità e dove c'è freschezza è l'ottimo per poter abbinare alla dolcezza della zucca e alla caratteristica del pesce messo sulla zucca. Allora, adesso siamo pronti perché andiamo già un po' a preparare siamo già nella fase finale del nostro piatto. Esattamente. Ora allora, aspetto che si asciughi un pochino ancora il risotto, lo tolgo dal fuoco e vado a mantecarlo col burro. Qua, in questo caso, siamo già pronti. Non mettiamo il formaggio perché accompagnarlo col pesce. Ho capito. Quindi ormai ci siamo. Anche qua le capesante sono praticamente pronte. Esatto, esattamente. Ho capito. Molto, molto bene. Attenzione, allora io prendo intanto sempre il solito procedimento. Sempre il solito procedimento, allora, perché dobbiamo nobilitare il bicchiere. Giusto? E nobilitare il vino. Sono bravo. Bravissimo. Ah. Quando andrai in un bar. Signori, due dita su e il resto delle dita giù. Mi raccomando. Che rimangono sotto. Ok. Eccolo qua. Ah, che spettacolo. Provocazione con provocazione, eleganza con eleganza. Benissimo. Allora, noi siamo quasi pronti con il nostro risotto. Tanto io questo lo appoggio qua, intanto me lo metto qua, intanto qui. Mamma mia, ormai ricordo Marco Giri della ristorante La Coccia Volante di Rivalta sul Mincio, questa è una cosa importante. Allora, io ho spento il fuoco del risotto, okay. Si manteca rigorosamente col fuoco spento, sì. Si fa la mantecatura, metto una noce di burro, ok, siamo pronti, andiamo a mettere su questo bellissimo piatto blu. Che abbiamo parlato, avete sentito prima anche i telespettatori, insomma, piatto che ricorda un po' il mare in ogni caso. Allora, siamo pronti. Ecco qua, un altro colpetto. Ok. Andiamo a metterlo qui e dopodiché, allora, riso. La tradizione. Riso, la tradizione. Esatto. Andiamo a metterci ora un po' di capasanta. Possiamo chiamare l'evoluzione e l'eleganza, perché la capasanta comunque è uno dei frutti del mare tra i più goderecci, ecco. Ecco qua. Poi uno, portato nella mantovanità col lardo. Due. Andiamo col terzo. Ma che bello. E adesso andiamo a metterlo lì su. È un piatto ricco. Un attimo solo. Una guarnizione, porri fritti, piccola guarnizione. Belli croccanti, porri che vanno a riprendere l'ingrediente della crema di zucca. Non lo assaggi, Giulio, per capire magari. Prego. Velocissimamente. Uno sforzo magari. E col vino bianco? E con l'ambrusco in bianco? Vinificato in bianco? Sai che tutti. Allora, attenzione, intanto lo metto qua. Eccolo. Tutti i vitigni a bacca rossa si possono vinificare in bianco. Mantova è grande, la grande Mantova della cucina. Siamo un grande popolo. Saluto a tutti, grazie ancora, complimenti. A voi. E complimenti grazie. Anche a te. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao.